Buonasera, ben ritrovati telespettatori di RTA al nostro consueto appuntamento con il telegiornale che apriamo con un avvenimento davvero importante che riguarda il capoluogo della Valtaro. Borgo Taro domani e domenica aprirà le porte di Palazzo Picenardi. Domani e domenica Borgo Taro aprirà le porte di Palazzo Picenardi, un autentico gioiello nascosto grazie alla disponibilità della contessa Marchini Camia. I visitatori potranno ammirare con la guida eccezionale dei curatori della mostra Giovanni Signani, Barbara Zilocchi ed Elisabetta Fadda la parte del palazzo dove Maria Luigia e il marito vennero ospitati, un appartamento ducale dall'intatta architettura settecentesca interamente arredato con mobili, quadri e oggetti realizzati appositamente per Maria Luigia che con il consorte soggiornò più volte a Borgo Taro nella dimora dei baroni Picenardi che per accoglierli degnamente fecero costruire appositamente gli arredi delle loro stanze da letto e da bagno. È stato possibile conoscere, indagare, studiare un archivio privato della famiglia di un patrimonio immenso, importantissimo, non solo dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma anche proprio come un patrimonio di un'intera città. Vi si raccolgono infatti non solo le notizie relative alla famiglia, ma anche ai rapporti nel corso dei secoli con i governi che si sono succeduti in tutta la zona. In questa occasione potremo visitare esattamente le camere allestite per l'occasione con arredi e oggetti in stile impero. L'appartamento ducale si compone di una camera da letto dove venne ospitata appunto la duchessa e la camera del suo secondo marito Neipperg, del petit déjeuner e di un bagno. In quell'occasione potremo anche vedere una parte della collezione dei quadri e delle opere d'arte che vi si conservano. Per ritornare all'argomento dell'archivio che ci interessa particolarmente, speriamo in un futuro non troppo lontano di poterlo aprire al pubblico dopo la necessaria inventariazione, poterlo aprire a tutti gli studiosi e in questo la nostra stima si deve principalmente appunto non solo alla contessa che ce l'ha aperto per studiarlo in questi lunghi 3 anni che ci precedono da questo evento, ma anche al sindaco di Borgo Taro che ha capito primo fra tutti l'importanza per tutta la città di questo immenso patrimonio. Ci mette nelle condizioni di offrire ai cittadini, non solo borgotaresi, ma l'obiettivo vuole essere anche proprio quello di creare un'opportunità anche di attrazione turistica in questo weekend, il 19-20 di novembre, per i cittadini anche che visitando la mostra a Parma o visitando i momenti che rientrano all'interno del progetto del bicentenario di Maria Luigia a Parma vogliano venire anche a Borgo Taro per scoprire questo luogo, questo appartamento ducale perfettamente conservato e assaporare un pezzo di storia veramente facendo un tuffo nel passato. Quindi dicevo un grazie a chi ha collaborato, come amministrazione comunale davvero siamo veramente riconoscenti alla proprietà del palazzo, alla proprietaria e a Giovanni e a Barbara che hanno lavorato su questo progetto. Credo che con la collaborazione che si è instaurata con il Museo Glauco Lombardi e con le collaborazioni che stiamo avviando anche con la Regione Emilia Romagna, questo sia l'inizio, possa essere davvero l'inizio di una ripartenza della scoperta di questo patrimonio inestimabile che abbiamo nel cuore del nostro paese. E restiamo a Borgo Taro perché il problema cinghiali che si è presentato alla fine del mese di agosto circa non è stato ancora risolto. Il problema cinghiali a Borgo Taro permane. Alcuni branchi di ungulati, infatti, dimorano ancora nel capoluogo valtarese. Una femmina con 3 cuccioli è stata vista e fotografata un paio di giorni fa nel parcheggio dell'istituto Zappafermi, mentre nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, 6 cinghiali percorrevano la strada che costeggia le case popolari in San Rocco, adiacente al campo Capitelli, portandosi nei pressi della nuova rotonda.
ed il loro passaggio è evidente. La società del Borgo Taro Calcio aveva provveduto a sistemare non solo l'interno ma anche l'esterno del campo, che questa mattina invece appariva così completamente di nuovo sottosopra. Sempre nel capoluogo valtarese, l'Istituto Comprensivo Manara di Borgo Taro e il consorzio LOB Taro e Ceno hanno presentato alla scoperta della Valtaro un nuovo progetto realizzato in collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Anna Frank e di Via Ungheria. Vediamo di cosa si tratta. Alla scoperta della Valtaro è il progetto che l'Istituto Comprensivo Manara di Borgo Taro ha realizzato con il coinvolgimento dei bambini delle scuole dell'infanzia e con il contributo del consorzio LOV Taro e Ceno. L'iniziativa di oggi riguarda una collaborazione che c'è fra LOV Taro, il consorzio LOV Taro Ceno e la scuola. È una collaborazione nata da un'idea proprio del consorzio LOV Taro Ceno, perché il principio principale di questo consorzio è quello di promuovere il territorio, le nostre zone, e di conseguenza pensare a un futuro migliore della nostra zona, delle nostre valli e delle nostre attività. Quindi proprio per questo, perché non pensare ai nostri figli, ai nostri bambini che saranno il nostro futuro? Proprio per questo LOV Taro Ceno si è messo a disposizione con i nostri consorziati per far conoscere a questi bimbi le attività locali. Siamo partiti da fare un giro nel bosco ai bambini per far conoscere i prodotti del sottobosco, quali sono le tipologie di piante che ci sono nelle nostre zone, a portarli in laboratorio con dei nostri associati, ad esempio a far capire da queste piante che costruzioni si possono fare o che attività si possono fare, tipo il falegname. Abbiamo fatto vedere loro come si svolge un'attività agricola, per esempio nella semina del grano, e così via. Cioè, questo è un percorso che durerà tutto l'anno scolastico, per poi presentare tutte le attività e i prodotti che riescono a creare i bambini con le proprie mani. Tutto questo verrà presentato a giugno durante l'evento, la Borsa del Viver Bene in Montagna, che organizza il consorzio. Naturalmente la data sarà da destinarsi e vi faremo sapere. Volevo inoltre ringraziare il preside e tutte le insegnanti che ci danno questa opportunità di collaborare. L'amministrazione comunale di Varsi organizza tra poco alle 21 nella sala parrocchiale un incontro pubblico sul tema i servizi sanitari e sociali a Varsi, quali sono e come funzionano. Tutta la popolazione è invitata a partecipare, saranno presenti il direttore del distretto sanitario Valtaro Valceno Pirondi, il responsabile delle cure primarie del nostro distretto Giovanni Gelmini, nonché il presidente dell'assistenza pubblica di Varsi Martino. E da Varsi a Bardi, dove domani sabato si terrà la commemorazione dell'appuntato Luciano Milani. Alle 10.30 nella chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa, poi alle 11 il corteo che si formerà partirà verso il cippo commemorativo in via Randora Star, che è posto nei pressi del parco Milani, dove avverrà una deposizione di corona di alloro. A seguire visita alla lapide posta in località Ponte Raffi. La cittadinanza ovviamente è attesa. Ed ora cambiamo pagina e parliamo del referendum, perché in sala Imbriani il comitato del no ha tenuto un partecipato incontro. Non solo questioni di principio ma anche questioni pratiche e di merito tra le ragioni del comitato per il no illustrate presso Sala Imbriani a Borgo Taro, ragioni che entrano appunto nel merito di quelle che sono le riforme dei vari articoli e ne mettono in evidenza le incongruenze. Il cambiamento non è un valore di per sé, le cose possono cambiare in meglio o in peggio e purtroppo questa riforma le cambia in peggio, non semplifica ma complica il procedimento legislativo creandone tanti dai contorni vaghi
il che rischia di andare a aumentare il contenzioso costituzionale. La stessa cosa succede nel riparto tra competenze tra Stato e Regioni, dove vediamo un primo accentramento di questa riforma con la clausola di supremazia che può in teoria far avvocare al governo ogni competenza regionale se dice che ha un interesse nazionale nel farlo, e poi abbiamo ovviamente anche le altre questioni. La composizione di un Senato, ci dicono che dobbiamo farlo per un risparmio di 500 milioni quando la Ragioneria dello Stato parla di 50 milioni, ed è come chiederci come cittadini di risparmiare un caffè all'anno ma di pagarlo con il nostro diritto di sceglierci i nostri rappresentanti. Ci raccontano che questo sia un Senato delle Regioni e non è vero, è molto diverso dal Bundesrat di cui tanto si parla, perché nel Bundesrat sono i rappresentanti dei governi dei Länder tedeschi a essere mandati con chiaro vincolo di mandato che in questa riforma manca, e perché nei Senati federali di solito le Regioni sono rappresentate ugualmente e non in proporzione alla propria popolazione, il che rischia di aumentare, di cristallizzare le differenze già esistenti tra le Regioni. È in buona sostanza una riforma centratrice sia dei poteri verso il governo, il che va a sballare l'equilibrio delicato tra poteri dello Stato, sia dello Stato verso le Regioni, cioè un accentramento di poteri sottraendo le Regioni. Questi sono altrettanti motivi, secondo me, per cui vale la pena votare di no. E per il no si è schierata anche l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, per ragioni connesse alla sua stessa storia. L'ANPI è l'erede dei principi e dei valori della Resistenza. L'ANPI è come dire, un'associazione che ha tra i suoi scopi quello di conservare ma anche di far camminare la memoria della Resistenza e preservare i valori costituzionali. Su questa base l'ANPI ha dato il suo giudizio su questa revisione della Costituzione approvata dal Parlamento, e il giudizio è che questa riforma non ci piace. Per il no si è quindi schierato un fronte alquanto variegato. Ma diciamo innanzitutto che è un po' una dinamica legata alla natura in sé dei referendum, appunto quando si deve dire un sì o un no, è chiaro che si vanno poi a definire anche schieramenti che in realtà non sono uniti da questioni di prospettiva di programma, ma semplicemente da quel sì o soprattutto dal no, perché è chiaro che chi è per il sì avanza una proposta di carattere organico. E invece domani alle ore 17 in Biblioteca Manara a Borgotaro, verso il referendum del 4 dicembre per le ragioni del sì, la riforma costituzionale, sarà il tema di un nuovo incontro che sarà introdotto dal sindaco di Borgotaro Diego Rossi, mentre parteciperà la deputata del Partito Democratico Patrizia Maestri. È scattata allora X a Fornovo per accogliere bambini e genitori che vogliono prendere parte alle letture a loro dedicate. È un momento per stare insieme ascoltando diversi racconti. Domani alle 15 l'appuntamento è fissato in biblioteca a Fornovo, nello spazio dedicato ai più piccoli da 0 a 6 anni. L'iniziativa è ad ingresso libero e gratuito. Protagonista delle letture sarà l'autore John Classen con i racconti Voglio il mio cappello e Questo non è il mio cappello. In tutta Italia la settimana Nati per Leggere ingloba la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'artista Claudio Marchetti da 4 anni a questa parte dona all'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro un'opera fatta da lui che viene inserita come premio nella lotteria che l'associazione Gli Amici della Valle del Sole organizza. Marchetti è pittore ma anche scultore, liutaio e restauratore di mobili. Noi conosciamo il pittore, conosciamo il lituaio, però tu fai anche del volontariato, cioè dove e presso chi? Ho fatto per 7 anni volontariato a Betania. E quindi a quei ragazzi cosa insegnavi? Insegnavo il restauro dei mobili, perché il mio lavoro era il restauro dei mobili.
Quindi scopriamo anche un altro lato, sì. Pittore, costruttore di strumenti musicali, sì. e anche restauratore. Restauratore, sì, il mio lavoro era restauro, queste cose erano tutte cose che venivano dopo. Erano gli hobby? Beh, certo. Sì. È vero che tu hai imparato molto dagli altri, però andando dai ragazzi di Betania gli stai anche insegnando a costruire un futuro. Certo. Gli insegnavo quello che sapevo. Non era facile insegnare ai ragazzi, perché loro sono lì parcheggiati, non è che vogliono imparare. Qualcuno, cioè, che insomma ascoltava, cioè, è duro. Ma niente ci viene regalato, tutto è duro. Sì. Quindi ci andavo molto volentieri a insegnare giù, perché poi conoscevo bene Don Valentini, che per me è una gran persona. Il vicario generale Don Valentini è una gran persona e ci sono sempre andato volentieri da lui. Guarda, adesso però, visto che ci agganciamo al ragionamento del volontariato, cambio ruolo. Noi siamo qua perché Claudio Marchetti ci regala, come ogni anno, agli amici della Valle del Sole un bellissimo quadro. Un quadro che noi poi mettiamo in una sottoscrizione a premi, sì. Ci permette di raccogliere delle offerte, sì. Per il lavoro che i nostri volontari fanno tutti i giorni. E quindi Claudio, anche quest'anno ci doni un bellissimo quadro. Sì, è il minimo che si può fare per una cosa così bella come l'hospice, regalare un quadro all'anno. È un piacere mio regalarlo. Poi con noi servi voi la Giuseppina. È stata una cosa molto bella e ci tengo molto a questa amicizia. Guarda, noi non possiamo, sì. Ne approfittiamo davvero per ringraziarti di cuore, anche perché questi quadri che tu ci hai dato probabilmente hanno reso più bella la casa di qualche abitante, certo, della nostra valle. Certo. E così mi conoscono di più. non diciamo per quello. Adesso però ci lasciamo a quando? La prossima mostra, indoviniamo un po' quando la facciamo? Ah beh, il 14 agosto, se tutto va bene, del 2017. 17, quindi tre giorni, 15 agosto, 14 agosto, 15 e 16 del 2017. 2017, sì. E ci stupirai ancora? Spero. E grazie per tutto quello che fai per gli amici della Valle del Sole, Claudio, grazie. Domani ore 17:30 presso il seminario vescovile di Bedonia, l'ordine sovrano militare del Tempio di Gerusalemme, prioritato generale d'Italia, precettoria San Marco Bedonia, in collaborazione con il seminario vescovile, organizza un convegno su Francesco d'Assisi con il professor Italo Comelli, preside dell'Università Popolare di Parma, che tratterà il tema Francesco ed il movimento francescano. Concluderà la conferenza il teologo Tiziano Izzo. Ed ora siamo alla pagina dedicata allo sport con i piccoli del Bardi, la scuola calcio del Bardi, che ha subito sabato scorso la prima sconfitta della stagione. Sabato scorso la scuola calcio del Bardi ha subito la sua prima sconfitta in casa contro l'Audace, che ha vinto per 4-2. Tante le occasioni perdute dai piccoli bardigiani, che hanno colpito anche due traverse con Enrico e Mattias e che, sino alla fine, non hanno mai mollato. Mister Solari ha designato come capitano la brava Annalisa e suo vice Andrea, marcatore dell'incontro Alessandro, autore di una doppietta. Una sconfitta che può essere vista anche come salutare, poiché ha consentito al gruppo di meditare sugli errori fatti e di correggerli. Nulla da eccepire sulla forte formazione dell'Audace, ottima, molto concreta nello sfruttare bene le occasioni per andare in rete. Il Bardi ora è secondo in classifica ad un solo punto dalla capolista, che è proprio l'Audace, e domani sarà in trasferta a Parma contro il Montanara. Fischio d'inizio alle ore 15. Domani le previsioni del tempo sono le seguenti: cielo nuvoloso, al mattino deboli precipitazioni, al pomeriggio residue, piogge sui rilievi, in esaurimento in serata. Temperature minime stabili, valori tra 2 e 5 gradi, le massime tra 8 e 13 gradi, deboli variabili i venti.
I programmi di questa sera cominciano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che sballo in TV. Ed è tutto, come sempre io mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento, a domani.